Allora, buongiorno, benvenuti alla presentazione del corso di laurea in Scienze Naturali. Io sono Gabriella Salviulo e lo rappresento in qualità di presidente del consiglio di corso di studio. Il corso di laurea in Scienze Naturali è un corso che offre la possibilità di studiare tutti gli aspetti dei sistemi naturali, dunque sia dal punto di vista delle scienze della Terra, che dal punto di vista delle scienze della vita. E l'obiettivo principale di questo corso è quello di preparare laureati che siano capaci di analizzare e identificare le componenti viventi e non viventi del mondo naturale. Il triennio è organizzato in un unico percorso didattico proprio che mira a fornire le conoscenze di base necessarie poi per la prosecuzione con il corso di laurea magistrale in Scienze della Natura. La presentazione però si concentrerà sull'illustrazione della laurea triennale in Scienze Naturali. Quali sono i presupposti che ci aspettiamo da studenti motivati che si iscrivano al corso di laurea in scienze naturali? Una forte predisposizione a vivere a contatto con la natura. Perché? Perché la modalità di studio nel corso di laurea in scienze naturali prevede, oltre alle lezioni frontali, anche molta attività di laboratorio e soprattutto attività di laboratorio di campo, proprio per formare i nostri laureati esperti naturalisti. E che cosa si studia nel corso di laurea di scienze naturali? Beh, è una laurea scientifica. Quindi il percorso non può che cominciare con le discipline di base, la matematica, la chimica, la fisica e anche l'inglese. Questi sono i corsi che impegnano gli studenti al primo semestre del primo anno. Sottolineo l'importanza dell'acquisizione della confidenza con l'inglese perché i nostri laureati, i nostri giovani si devono muovere in un contesto internazionale, di studio prima e di professione poi, e quindi è assolutamente fondamentale la confidenza e la proprietà con l'inglese, strumento di comunicazione. Per acquisire la laurea nel complesso è necessario superare 18 esami e se vogliamo sintetizzare in poche parole il nostro percorso, dobbiamo dire quindi che il primo anno getta le basi per la formazione dello studente, il secondo anno rappresenta l'anno dell'approfondimento disciplinare, il terzo anno mi piace dire che rappresenta l'anno delle tre S, è l'anno della sintesi, siamo arrivati alla fine del percorso. L'anno importantissimo delle scelte personali, come vedremo tra un pochino, e poi, siccome noi speriamo che gli studenti si laureino tutti in corso, anche l'anno della soddisfazione per il raggiungimento del traguardo. E allora adesso brevemente vedremo come si sviluppano queste tre fasi del percorso didattico. Al primo anno, dopo aver visto le discipline di base, si pongono di nuovo le basi per lo studio della biologia in qualche modo animale. Infatti, attraverso lo studio di chimica organica e biochimica e biologia cellulare e istologia, apprendono le proprietà chimiche e le strutture delle molecole biologiche e inoltre verrà a conoscere la morfologia e l'organizzazione strutturale delle cellule animali. La zoologia rappresenta un altro cardine del percorso del naturalista, tant'è vero che, come vedete, ha una consistenza di 12 crediti più alta
quindi una consistenza più alta dei corsi, degli altri corsi, perché? Perché deve dare allo studente i concetti fondamentali degli stadi di sviluppo e degli stadi evolutivi degli animali, sia invertebrati che vertebrati. Il secondo anno, abbiamo detto, è l'anno dell'approfondimento, ma anche della forte presa di coscienza che questo corso di laurea è un corso interdisciplinare, perché accanto alle discipline delle scienze della vita animale, con l'anatomia comparata, arriva anche la scienza della vita vegetale con la botanica generale, e accanto la mineralogia, primo corso dell'ambito di scienze della terra. Quindi da questo momento in poi il percorso didattico correrà su questi due binari paralleli, Prendiamo per un momento il binario delle scienze della terra per dire che il corso di mineralogia darà i fondamenti dello studio dei minerali, che sono le entità più piccole che costituiscono poi le rocce e quindi le strutture geologiche, ed è un corso un po' di frontiera, perché oltre a studiare i minerali, spiega anche come questi minerali si studiano utilizzando delle tecniche che sono proprie sia della chimica che della fisica. Per quanto riguarda il percorso e il binario dunque di scienze della vita, vedete, il percorso proseguirà con l'anatomia comparata, che è una disciplina che va a ricercare le cause della forma degli animali e le lega alle funzioni, e quindi anche le lega alla storia evolutiva. Per esempio, tutto il corpo degli uccelli è una perfetta macchina per volare. La genetica ancora è la scienza che studia i meccanismi dell'eredità attraverso i quali avviene la trasmissione delle caratteristiche biologiche, sia da una generazione a quella successiva. Entra al primo semestre del secondo anno anche la parte di scienze della vita vegetale, con il corso di botanica generale, dove lo studente acquisisce le conoscenze sullo studio dei tessuti vegetali, della forma e della funzione delle piante. E questo corso prepara al corso di botanica sistematica, che verrà frequentato nel secondo semestre del secondo anno, dove lo studente, in maniera anche molto pratica, imparerà ad osservare direttamente le piante e svilupperà la capacità di riconoscerle, naturalmente legando questo anche al contesto geografico nel quale le comunità di piante si sviluppano. Il secondo semestre del secondo anno è impegnato inoltre a imparare l'osservazione della morfologia del territorio attraverso il corso di geografia fisica e geomorfologia. Questo corso si imparerà non solo ad osservare, ma anche qui a legare le forme del territorio alle cause che le hanno generate, per esempio morfologia fluviale, morfologia ad opera del vento e così via. Una bella disciplina che lega ed esprime bene il carattere interdisciplinare di questo corso di laurea è la paleontologia. La paleontologia studia la storia della vita del passato, e attraverso dunque lo studio dei fossili si impara a ricostruire gli ambienti geologici del passato, ma la paleontologia fornisce anche delle ottime informazioni sulla storia evolutiva. Quindi vedete, scienze della terra e scienze della vita che continuano ad intrecciarsi
amabilmente. Vi dicevo che il terzo anno è l'anno delle tre S, della sintesi, abbiamo detto come precedentemente, e in particolare il corso di petrografia. Con il corso di petrografia lo studente impara a conoscere le rocce non solo come aggregati di minerali visti l'anno precedente, ma anche come oggetti che si sono formati per effetto di processi che sono avvenuti all'interno o all'esterno della Terra, ma comunque nel contesto geologico. E lo studio dei processi caratterizza il terzo anno, perché anche il corso di fisiologia generale, scienze della vita, si occupa di comprendere i processi e il funzionamento degli organismi animali. E perché allora ho detto che oltre che della sintesi, il terzo anno è l'anno della scelta? Perché ormai lo studente è maturo e quindi pronto per fare delle scelte personali. Questo è il motivo per il quale già dal primo semestre del terzo anno lo studente è chiamato a scegliere un corso della consistenza di 6 crediti possibilmente, ma se sarà di più meglio per la sua formazione. Altri 6 crediti li dovrà scegliere al secondo semestre. E cosa vuol dire avere dei crediti a libera scelta? Vuol dire scegliere nel panorama che l'università offre, quindi usciamo anche dal corso di laurea, degli esami di interesse. Può essere l'interesse personale, ma anche l'interesse legato alla scelta dell'attività di tirocinio di cui parleremo tra qualche minuto. È chiaro che lo studente deve fare una scelta consapevole, che vuol dire può scegliere, mi ripeto, nel panorama che l'università offre, ma è chiaro che dovranno essere scelte attinenti al corso di laurea. In questa scelta spesso lo studente è guidato dal relatore di tirocinio e in ogni caso dovrà presentare il piano di studio dove la commissione didattica vaglierà queste scelte. Quindi scelta consapevole, adulta, ma anche guidata. Il secondo semestre ancora discipline di sintesi, la geologia che spiega le strutture e i fenomeni geologici e i processi che li generano, la fisiologia, quindi funzionamento, questa volta è fisiologia vegetale delle piante, quindi del mondo vegetale, e cosa più di sintesi può esserci se non l'ecologia? Quindi il corso di ecologia che studia in sostanza lo studio delle interrelazioni che intercorrono tra gli organismi e l'ambiente che li ospita. Ovviamente l'ecologia si occupa di queste relazioni a 3 livelli, a livello individuale, a livello di popolazione e a livello di comunità ed ecosistemi. Ma di nuovo, un naturalista consapevole, dopo aver studiato tutto questo, deve prepararsi al mondo del lavoro che verrà, magari in un momento non vicinissimo, però deve imparare a conoscere quali sono i criteri e le regole che governano anche a livello internazionale le scelte di politica ambientale. E questa è una responsabilità grandissima che ci dobbiamo assumere come naturalisti. E anche, lasciatemelo dire, come cittadini, perché la conoscenza di queste regole e la loro trasmissione attraverso la propria attività lavorativa è una garanzia di una conservazione dell'ambiente, non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale. Pensiamo solo alle problematiche della sostenibilità
delle azioni che l'uomo intraprende e della sostenibilità dello sfruttamento delle risorse naturali. Quindi questa è una responsabilità che volentieri il naturalista si assume anche come cittadino del mondo. La sintesi che gli studenti apprezzano particolarmente e che noi docenti ci sforziamo sempre di organizzare al meglio è l'escursione multidisciplinare. Ho detto all'inizio che una delle attività, delle modalità didattiche che questo corso offre è la modalità del laboratorio di campo, oltre che del laboratorio in senso stretto, come taluni corsi richiedono. Le attività di laboratorio, siano esse di campo o di laboratorio in senso stretto, sono le attività dove lo studente si mette in gioco in modo attivo e quindi dove la modalità di apprendimento è governata anche dalla volontà e dal senso di responsabilità dello studente. Qui siamo alla fine del percorso triennale e quindi questo senso di responsabilità è massimo. E l'escursione appunto multidisciplinare consiste in un periodo generalmente di una settimana dove gli studenti con i docenti delle diverse discipline sono chiamati a partecipare a un'attività didattica dove si mettono in gioco e mettono in gioco le loro conoscenze di ambito biologico, vegetale e animale e di ambito geologico. È un'attività che non dà tanti crediti, se uno fa la relazione si guadagna solo 2 crediti, ma siamo convinti che dal punto di vista formativo questa sia un'attività di grande valore. Altro momento importantissimo della formazione dello studente e che ha una consistenza di 13 crediti formativi è il momento del tirocinio e quindi della scrittura della tesi. Questo è il momento dove lo studente deve scegliere consapevolmente, proprio sulla base delle conoscenze che ha acquisito e anche sulla base delle attitudini e delle preferenze che nel percorso di studio ha maturato. Data l'importanza dell'attività di tirocinio, che può essere svolto nei laboratori dell'università, può essere svolto in parchi, può essere svolto in musei, proprio a seconda delle attitudini e delle preferenze che lo studente ha sviluppato, lascio ora la parola a Luca e Mattia, che ci raccontano la loro esperienza di tirocinio di laurea triennale in un museo straniero. Grazie professoressa. Come lei ha detto, il terzo anno è il momento in cui uno studente deve mettersi in gioco e deve fare le proprie scelte per cercare un tirocinio. Io e il mio collega Mattia, che parlerà dopo, siamo partiti da un'idea. Volevamo fare un tirocinio all'estero e possibilmente in un centro di ricerca. Per fare questo ci siamo mobilitati subito all'inizio dell'anno e grazie al supporto dell'università siamo riusciti a fare un'esperienza Erasmus che è valsa come tirocinio della laurea triennale. Il tirocinio è durato 3 mesi, durante i mesi estivi, e è stato possibile grazie alla collaborazione di 2 centri di ricerca che adesso vi illustrerò. La cosa importante da dire è che è stato possibile svolgere il tirocinio e successivamente iscriversi direttamente alla laurea magistrale, seguendo le tempistiche dettate dall'università.
Il primo centro in cui il nostro tirocinio si è svolto è stato l'Hortus Botanicus Leiden, nella città di Leiden. Questo è un orto botanico particolarmente antico e di rilevanza internazionale, sia per le collezioni che ospita, delle quali la più famosa e rinomata è quella delle orchidee del sud-est asiatico, che per la ricerca svolta sia da docenti dell'Università di Leiden che da studenti, come è stato il mio caso e il caso di Mattia. La divulgazione verso le persone che entrano in orto delle conoscenze botaniche e la conservazione delle specie in via di estinzione sono un altro elemento cardine di questa istituzione. Parallelamente, il tirocinio si è svolto presso il Naturalis Biodiversity Center, un museo di storia naturale, anche questo di spicco, che ospita una delle più grandi collezioni al mondo di campioni. Come potete vedere, sono ben 37 milioni di campioni che fanno parte della collezione zoologica, della collezione botanica e della collezione geologica. Grazie ai laboratori presenti in questo museo abbiamo potuto svolgere il nostro tirocinio e anche collaborare nella parte espositiva del museo. La preparazione multidisciplinare fornita da questo corso di laurea è stata indispensabile per lo svolgimento del tirocinio, che verrà trattato dal mio collega Mattia. Nella scelta del nostro tirocinio abbiamo all'inizio cercato un orto botanico. Questo orto botanico, in particolare quello di Leiden, ci ha proposto un progetto all'avanguardia, cioè una ricerca per quanto riguarda la relazione tra le piante e gli animali. In particolare si trattava di una ricerca dei gasteropodi presenti nelle serre tropicali. La nostra ricerca consisteva quindi nella raccolta delle chiocciole e delle lumache presenti in queste serre. L'orto dispone di circa 20 serre, noi abbiamo studiato nel nostro percorso 10 di queste. Abbiamo raccolto i gasteropodi con diverse tecniche, dopodiché siamo passati alla fase di laboratorio, dove attraverso le caratteristiche morfologiche siamo riusciti a identificarle. In questo modo abbiamo scoperto che 52 specie sono presenti all'interno dell'orto, alcune delle quali sono tipiche dell'ambiente olandese, mentre altre sono specie aliene. In particolare, molte di queste sono specie del sud-est asiatico e importate assieme alla famosa collezione di orchidee di cui Luca ha parlato prima. Abbiamo potuto anche studiare la distribuzione, infatti conoscendo in che posizione delle serre si trovavano le diverse piante e in che posizione abbiamo raccolto le lumache, abbiamo potuto anche collegare le diverse specie di chiocciole con le piante che si trovavano all'interno dell'orto. Abbiamo alla fine della raccolta e dell'identificazione fatto anche un confronto con lavori simili eseguiti in altre parti del mondo, in Repubblica Ceca o alle isole Hawaii, che hanno permesso quindi di dare dei risultati. In particolare questi risultati sono stati presentati al Molluscan Forum di Londra, dove confrontandoci con altri esperti abbiamo constatato che 7 delle specie che abbiamo trovato sono esclusive perché sono state ritrovate per la prima volta in un orto botanico proprio qui a Leiden. 2 di queste sono state identificate proprio a Londra e sono appunto Paralaoma e Pristiloma, e ci hanno dato molta soddisfazione proprio perché le abbiamo ricondotte all'ambiente della Nuova Guinea. Per l'orto questa presentazione di Londra è stata importante anche perché ha attirato attenzione dal mondo scientifico presso l'orto botanico di Leiden e ha potuto dare anche degli altri risultati. Infatti, nel nostro tirocinio abbiamo partecipato anche alla redazione di un pannello didattico sia per gli studenti che
altri visitatori. Abbiamo contribuito anche nella traduzione di questi pannelli in lingua italiana, oltre che alla lingua inglese e francese, e abbiamo potuto anche compiere all'interno dell'istituzione dell'Orto Botanico e del museo anche altre attività, collaborando quindi con lo staff. In particolare abbiamo seguito dei corsi di fotografia e di disegno scientifico, di cui siamo stati da un primo momento studenti e successivamente anche collaboratori dello staff. Abbiamo potuto apprendere tecniche di orticoltura e quindi collaborare e siamo stati utili anche in esibizioni ed eventi organizzati appunto in via straordinaria nel corso dell'estate. E tutte queste attività sono state utili per scrivere quindi la nostra tesi di laurea, sia da un punto di vista scientifico, appunto nella ricerca dei gasteropodi, sia da un punto di vista tecnico nelle varie mansioni svolte all'interno dell'Orto Botanico. Quindi con grande soddisfazione siamo riusciti a collaborare e a ottenere il meglio mettendo in pratica quello che abbiamo imparato nel corso della nostra laurea triennale, ma sviluppando anche conoscenze ulteriori. Allora abbiamo sentito da Mattia come l'esperienza di tirocinio di laurea triennale da una parte ha permesso di mettere a frutto i contenuti appresi durante il corso di laurea e dall'altro li ha aperti verso la prosecuzione degli studi, quindi nella laurea magistrale in scienze della natura, soprattutto per gli aspetti che Mattia ha messo in evidenza, la loro attività di studio e divulgazione scientifica in un museo. Infatti la laurea in scienze della natura trova il suo punto di forza nelle conoscenze e nelle competenze trasversali, ormai l'abbiamo capito, nell'ambito delle scienze della terra e delle scienze della vita, e dà a questa laurea una mission, possiamo dire, e cioè difesa e conservazione dell'ambiente naturale da una parte, ma noi sappiamo che non possiamo difendere e conservare se non c'è conoscenza e consapevolezza. E quindi la conoscenza nell'ambito delle scienze naturali e della natura più in generale deve essere disseminata attraverso il processo di divulgazione e comunicazione. Il corso di laurea quindi in scienze della natura, che è anche la laurea che apre al mondo del lavoro, è strutturata in questo modo. I 120 crediti necessari ad acquisire la laurea sono suddivisi in 39 crediti coperti da 5 insegnamenti comuni per tutti gli studenti e poi altri 27 crediti che vanno a costituire due percorsi didattici distinti. Il percorso di analisi e gestione dell'ambiente naturale e il percorso di divulgazione e formazione naturalistica. Questi due titoli sintetizzano bene gli ambiti professionali entro i quali il laureato in scienze naturali, scienze della natura, si muove e si muoverà. Quindi avrà la responsabilità di analizzare e gestire l'ambiente naturale, come? Attraverso lavoro nei parchi, ma anche attraverso attività di monitoraggio e rilevamento, sia di specie animali vegetali e rilevamento geologico. E poi l'altro aspetto è quello della divulgazione e formazione naturalistica a tutti i livelli. Primo fra tutti il livello dell'insegnamento. Questa è la laurea che tipicamente prepara all'insegnamento delle scienze nella scuola, ma non solo, anche attività di divulgazione presso musei, presso parchi naturali e così via,
non a caso, e poi ci sta tutta l'inventiva personale. Non a caso abbiamo messo rappresentato qui un naturalista che ha fatto e fa della divulgazione scientifica la sua professione con notorietà e successo. Ma il nostro laureato, prima di raggiungere il successo professionale, deve ancora fare un percorso formativo, perché anche nella laurea magistrale ci sono i 12 crediti liberi da scegliere con lo stesso criterio e con la stessa consapevolezza di cui abbiamo parlato per la laurea triennale, e poi la laurea magistrale su 120 crediti ne dedica 42 alle attività di tirocinio. Ricordate che per la laurea triennale avevamo 180 crediti disciplinari, di cui 13 per attività di tirocinio. Adesso 120 crediti globali, 42 di tirocinio. Quindi questo significa che ancor più il tirocinio nella laurea magistrale è importante e formativo. Io lascio adesso la parola a Chiara Anselmi, che ci racconta la sua esperienza di tirocinio durante la sua laurea magistrale. Il corso di laurea in scienze naturali mi ha offerto sicuramente un quadro d'insieme delle scienze biologiche, delle scienze della terra, dandomi una visione a 360 gradi del mondo che mi circonda. E all'interno di questo quadro di insieme ho avuto la possibilità di indirizzare il mio interesse verso uno di questi grandi capitoli, con la possibilità di focalizzarmi verso una disciplina, in particolare durante la laurea magistrale, in particolare durante il tirocinio. Un tirocinio molto lungo, che occupa 9 mesi circa. Questo tirocinio ho scelto di farlo attraverso il programma Erasmus all'estero, e ho scelto di approfondire il capitolo della biologia evoluzionistica. In particolare, il desiderio di andare all'estero è nato da quello di voler realizzare un'esperienza che conciliasse il mio essere studentessa con la curiosità di conoscere e vivere in un'altra città e paese. Ho scelto di approfondire alcune tematiche legate alla biologia evoluzionistica all'Università Humboldt University di Berlino. Dopo aver vinto il bando Erasmus Placement, sono volata a Berlino e qui ho avuto la possibilità di usare un particolare microscopio, il bifocal 4D microscopy, e di entrare in questo mondo della biologia evoluzionistica, anche confrontandomi con un gruppo di ricerca misto e con studenti e dottoranti che venivano da tutto il mondo. Questa esperienza Erasmus e di tirocinio mi ha sicuramente dato molto. In particolare un miglioramento della mia lingua inglese, che si è tradotto anche nella scrittura della tesi in inglese e alla presenza anche del mio prof Thomas Tuck dell'Università di Berlino, e successivamente la pubblicazione di un articolo in una rivista scientifica. Durante questi mesi a Berlino ho avuto la possibilità di partecipare ad esperienze parallele a quelle dell'Erasmus, come le Summer School o congressi internazionali, che si sono rivelati molto utili per la conoscenza di diverse realtà di ricerca in altre università. In particolare qui ho conosciuto il professor Thomas Tuck dell'Università di Oxford. E dopo la laurea sono stata all'Università di Oxford per implementare le mie conoscenze in biologia molecolare attraverso lo studio della Lampreta Praneri. Tuttora sto svolgendo il dottorato all'Università di Padova. Sicuramente le conoscenze acquisite durante l'Erasmus
hanno favorito e favoriscono lo studio e l'approfondimento del progetto che tuttora sto studiando. In particolare sto studiando la neurodegenerazione del Botrytis Schlesseri. Sicuramente la mia duplice esperienza Erasmus mi ha dato gli strumenti per affrontare al meglio quello che a noi giovani oggi è richiesto, quello di essere cittadini europei e del mondo.